Le Bleu in rouge et noir, i rossoneri in blu, ci sono e sono forti, segnano, parano, hanno orgoglio di appartenenza e indossano talvolta anche la fascia di capitano. Sono uno campione del mondo, l'altro vice, e poi il portiere che ha fame di europei e mondiali e il metronomo in continua e costante crescita. Quando Yassine Adli, Olivier Giroud e Theo Hernandez hanno segnato, loro tre tutti francesi, contro la Roma all'inizio del 2024, ha esultato anche l'équipe. Ecco la Francia che vince e sorride, che esulta e segna in Italia. Una Francia con la maglia del Milan. Due destini declinati e sintetizzati da Jean-Pierre Papin, che ha vinto tanto con il Milan e ha lo stemma dei Galletti nel cuore. Lui, JPP, lo sa bene che i francesi sono tanti e sono forti e che, come dimostra il rendimento dei Rouge et Noir in Bleu, con tutti i talenti del suo paese si possono fare anche più di una nazionale competitiva, tanto che lui prova a contarle e a immaginarle. Due, anche tre, secondo me, perché abbiamo giovani under 21 che sono molto forti, che potrebbero anche giocare in nazionale A. Quindi abbiamo giocatori molto forti. Tutti i nostri giocatori giocano all'estero quasi e hanno successo da tutte le parti. Quindi per Didier Deschamps è un premio che è incredibile, e secondo me lui lo fa molto bene. Ma le squadre, sia nazionali che di club, partono sempre da lì, dalla base, dalle fondamenta. Un piedistallo che fatalmente è incarnato dal numero uno, il guardiano della porta, dei pali, del faro. Il portiere non è solo il primo nome che viene declamato in una formazione, soprattutto se, come nel caso di Mike Maignan, il portiere fa parte dell'anima della squadra. La incarna, la protegge, la sublima, la puntella. Mike Maignan, il portiere icona, il portiere personaggio, il campione che accende sempre grandi paragoni nei suoi migliori momenti di forma e discussioni accese nei momenti fisiologici, di condizione e di ispirazione non al top. Ma la sentenza di Giovanni Galli, rossonero degli immortali, è chiara. Di un portiere come Maignan si possono analizzare i momenti, ma mai discuterne l'essenza. L'essenza del calciatore, la forgia del suo talento, la solidità del suo rendimento. Ha attraversato un momento probabilmente di flessione, ma non è che te puoi mettere in discussione quello che lui ha fatto fino ad oggi. Quello che ha fatto in Francia, quello che ha fatto in Italia, quello che ha fatto con la sua nazionale. Se è stato un errore di concentrazione, devi capire che non puoi mollare un attimo. Se è stato un errore tecnico, lo si deve migliorare con l'allenamento. Credo che sia di posizione altrettanto, senza andare a intaccare l'immensità di questo portiere. Giovanni Galli sa bene come funzionano i meccanismi delicati, tecnici, psicologici, dell'intesa di base fra un portiere e i suoi compagni in difesa. Vivono di simbiosi, di occhiate, di percezioni, e tutto deve essere oliato e scandito al meglio, in tutti gli allenamenti, nei singoli istanti delle partite. Il Milan 2023-2024 ha spesso cambiato assetto difensivo. Hanno ruotato tanti giocatori, ci sono stati diversi rimpiazzi per i difensori infortunati. E questo fa parte dei momenti. Anche per un portiere che ha saputo fare una grande parata a fine novembre 2023 contro la Fiorentina, a San Siro, anche con la febbre alta, anche con il volto immolato, offerto alla traiettoria di un pallone avversario che poteva far male al Milan, ma al quale ha pensato lui, e solo lui, come più efficacemente non si poteva davvero fare. Parata di faccia, parata importante. Quando te hai un feeling con i tuoi difensori centrali, certamente questo aiuta in un contesto, perché sai quali sono i punti di forza del tuo compagno, sai quali sono gli aspetti dove soffre un pochino di più. Nella comunicazione, che è quella che secondo me è fondamentale tra portiere e difensori centrali, magari se i due centrali sono sempre gli stessi basta poco, invece se cambi, insomma, devi cambiare comunicazione, devi cambiare anche le attitudini che ha un compagno di reparto. Certamente questo può essere una concausa di queste cose, ma io parto da un altro presupposto. Secondo me lo avevamo giustamente
elevato a un portiere che non sbagliava mai e che prendeva pochi gol, ad essere un portiere che subisce dei gol e si dice ma forse l'anno scorso questo gol non l'avrebbe preso e forse due anni fa questo gol non l'avrebbe preso. Ci sono dei momenti in cui sei in grandissima forma, ti fanno un tiro in porta, te lo mettono all'incrocio dei pali e te ti mangi il fegato perché sai di essere in grande forma, ma purtroppo quella palla è imprendibile. Ci sono dei momenti in cui invece hai un calo fisiologico di tensione, di qualsiasi cosa, e magari ti prendi la pandonata in faccia e ti dicono che sei stato il migliore in campo. Cioè bisogna fare anche delle valutazioni su quelli che sono gli andamenti della partita. Io credo che Maignan, ripeto, sia tra i tre portieri più forti al mondo. Quando la squadra ha bisogno, ecco che Mike Maignan ci mette la faccia. Fisicamente, tecnicamente, nel vivo della partita, ma metaforicamente lo ha fatto anche Theo Hernandez. Ci ha messo la faccia, alzando la mano. Pochi giorni prima del Natale del 2023 si era infortunato Fik Tomori nel Milan, impegnato a Salerno. E in mezzo al gruppo i giocatori rossoneri si guardavano fra loro sui campi del centro sportivo milanista. E adesso che facciamo? Tanti difensori centrali infortunati, uno solo disponibile, l'esperto e inossidabile Simon Kjaer, con il giovane Jean-Carlo Simic pronto al rincalzo. A quel punto, ecco Theo. Si alza e si propone. C'è un problema e ci pensa lui. Gioco io centrale, ci sono, la disponibilità del nazionale francese. E le vittorie contro Sassuolo ed Empoli, ma anche le gare successive, dimostrano come questo nuovo ruolo abbia certamente accresciuto il bagaglio di esperienza di Theo. Tanto che è nata anche la discussione social se fosse meglio il Theo esterno sinistro totale che conosciamo o il Theo new entry da difensore centrale. Un tema affrontato anche da un milanista che ha indossato la maglia rossonera sia nelle squadre giovanili che in prima squadra negli anni 80 e 90, Giuseppe Cardone. Più capacità all'interno di un pacchetto difensivo, ed è un vantaggio perché secondo me si può prestare sia in una difesa 4 che in una difesa 3. E credo per un ragazzo della sua età, con la maturità che mi sembra stia acquisendo, è fondamentale. Era un vero e proprio capitan Theo, quello che nei minuti finali di Milan-Napoli del febbraio 2024 a San Siro decide di aggredire difensivamente ogni pallone che sia nelle sue vicinanze. Mondi, intensità e categorie differenti per lui dalla routine, dalla zona di comfort. Mondi che lui ha attraversato, ascoltando il suo spogliatoio, accettando i consigli di chi gli vuole bene, facendolo prima con quelle sue sopracciglia aggrottate, poi con un misto di perplessità ed incertezza, ma alla fine, guardandosi dentro, il Milan, il suo Milan, il suo gruppo, la sua famiglia, non gli chiedeva più di fare solo scatti e scorribande, tiri e assist, ma gli chiedeva soprattutto assunzione di responsabilità. Lui prima ha dovuto metabolizzare, poi capire, ma senza dire sì oppure no. E poi, eccolo, al centro della difesa, come nei film quando si sente la musica di Rocky, quando Rocky cambia umore. Diciamo che comunque è sempre stato un giocatore di grande personalità. Quest'anno mi sembra aver fatto un ulteriore passo verso la completa maturazione, dove è diventato consapevole al 100% di se stesso. E probabilmente si sente questa responsabilità addosso e credo che non possa che essere una cosa positiva per la squadra. Benvenuto fra noi, sei un leader come noi, sembrano accogliere Theo nell'alveo degli uomini squadra non solo Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, ma anche Mike Maignan e Olivier Giroud. Essere leader non è solo un fatto tecnico, ma soprattutto umano, tanto che tutti i tifosi rossoneri sono abituati a riconoscere il momento del Milan fra le pieghe del volto di Olivier. Sorridente e disteso quando le cose vanno bene, serio e corrucciato quando le cose vanno meno bene. Un contributo, quello di Giroud, non solo di gol e rendimento, di passaggi ai compagni e movimenti utili alla squadra, ma anche emotivo e maturo, sensibile e condiviso. Olivier Giroud è arrivato a Milanello a luglio inoltrato nel 2021, ma già nel corso della trattativa, l'8 luglio 2021, il giorno del raduno di quello che sarebbe diventato il Milan campione d'Italia nei mesi successivi, Jean-Pierre Papin invitava tutto il popolo rossonero ad affidarsi a lui. E dopo tanti gol importanti e pesanti, proprio GPP ricorda bene quel momento in cui anticipò in toto la nascita dell'era di Oli. E io lo conosco perfettamente, io sapevo che lui poteva fare tanti gol così, lui dappertutto è andato, ha fatto gol.
ero sicuro che al Milan riuscirebbe anche così. Grandi campioni, grandi nazionali. E c'è chi, fra le stelle e stelline francesi del Milan, può ancora diventarlo. Yassine Adli è nato nella valle della Marna, Île-de-France, nelle regioni della Senna. Sa pazientare sul letto del fiume, sa migliorare passo dopo passo, metro dopo metro, scorrendo fra le sue esperienze e le sue ambizioni, fra le sue emozioni e le sue capacità di entusiasmarsi. Anche su Yassine Adli, Jean-Pierre Papin è stato buon profeta. Aveva detto che non era pronto quando era arrivato al Milan e che avrebbe dovuto migliorare. Cosa fatta, brillantemente e inesorabilmente. Yass, così come viene chiamato a Milanello, non è il Cirque du Soleil bretone già rappresentato al Milan anni fa dai bagliori a intermittenza di Johan Gorkyuf. Forse ha meno picchi, meno alti, ma più costanza, più regolarità con il suo passo e il suo metodo. Quando è arrivato al Milan non era pronto, perché io l'avevo visto giocare a Bordeaux e secondo me mancava qualcosa. E secondo me anche lui ha imparato molto in questi ultimi anni. Lui, secondo me, oggi potrebbe avere una buona sorpresa per il Milan.